Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro organizzato da FISM Bologna, rivolto in particolare, come è stato detto, ai gestori, alle coordinatrici e ai responsabili della scuola cattolica paritaria di Bologna, di ogni ordine grado. Siamo qui presenti, personale dell'infanzia, gestori di scuole primarie, secondarie di primo grado e probabilmente anche qualcuno secondario di secondo grado. Io sono Rossi Rossano, presidente FISM di Bologna, che ha avuto un po' così l'incarico, ecco, di organizzare un po' l'incontro. Io farò una breve introduzione per dare un po' il senso e anche il significato, un po' l'obiettivo di questo momento, e dopodiché ci saranno gli interventi dei tre relatori principali che abbiamo invitato e che procederò poi a presentare nell'ordine. Bene, noi abbiamo appunto intitolato questo incontro Ci siamo, ci siamo nonostante tante cose. Come scuole paritarie cattoliche ci siamo con fatica. Abbiamo faticato nel periodo di chiusura della scuola, nel secondo quadrimestre dell'anno scorso, dovendo affrontare tante questioni nuove, improvvise e urgenti. Stiamo faticando ora, in queste ore, in questi giorni, per riaprire, dovendo affrontare di nuovo tante questioni complicate, cercando un difficile equilibrio, una sintesi, no? Tra le giuste ragioni, esigenze sanitarie, ma le altrettanto giuste ragioni, esigenze delle esperienze educative. Diciamo che la sfida in queste settimane, in questi ultimi giorni, è proprio questa, no? Come tenere il luogo sicuro, come tenere l'ambiente sicuro dal punto di vista di questa emergenza sanitaria che ci ha colpito, non solo senza stravolgere, ma possibilmente vivendo in pieno le caratteristiche di una sana esperienza educativa. E questa è la fatica che ci stiamo portando dietro sostanzialmente dal 24 febbraio 2020. Ci siamo, permettetemi, anche con un po' di rabbia. Non so se sia un sentimento corretto, giusto, cristiano, non so, però un po' arrabbiati lo siamo. Perché? Due motivi. Un primo motivo che ci accomuna probabilmente a tutto il mondo della scuola. Un po' di rabbia perché dobbiamo agire, scegliere, fare dare delle indicazioni al nostro personale. Dobbiamo fare delle scelte in un quadro di norme e indicazioni incerte, in continuo cambiamento e spesso anche con contraddizioni tra le istituzioni. Non entro nel merito, ma basterebbe citare tutto il problema della cassa integrazione che abbiamo avuto, fino alle norme di sicurezza che dobbiamo esaminare per la riapertura. Questa la cito perché secondo me mi sembra un'evidente contraddizione tra istituzioni come indicazioni. Per esempio, proprio nel nostro settore 06, nido infanzia, il decreto ministeriale, quindi sto parlando del decreto ministeriale 80, prevede che dopo 3 giorni di malattia sia previsto e deve essere necessario il certificato del pediatra. Sappiamo da oggi, con le indicazioni che invece la Regione Emilia-Romagna dà, la Sanità Emilia-Romagna dà, che in Emilia-Romagna questo certificato non verrà fatto, i pediatri non lo faranno. Non entro nel merito del tema, lo segnalo solo come questa fonte un po' di rabbia perché costringe i responsabili della scuola, in qualche modo anche le famiglie, ad affrontare questi problemi con indicazioni che si contraddicono. Poi c'è una rabbia tutta nostra, tutta speciale, tutta nostra come scuole paritarie. È la rabbia che ci viene dal constatare, e l'emergenza è stato un momento di grande constatazione di questo, che non abbiamo, lo sapevamo, ma questi momenti ce l'hanno fatto toccare con mano e purtroppo con grande sacrificio, sperimentiamo il non pieno riconoscimento formale e sostanziale dell'essere scuola paritaria.
Basterebbe pensare ai contributi ministeriali, pochi e mal gestiti. Mi sembra che quasi una metà delle province dell'Emilia-Romagna non abbia ancora ricevuto i contributi ministeriali del 2019-2020. Per non parlare dei comuni, con cui abbiamo da tempo delle convenzioni e in quest'anno ci siamo dovuti trovare a discutere, faticare per conservare quei contributi che erano scritti in convenzione, senza in pochissimi casi si è riusciti ad avere dei contributi aggiuntivi e anzi addirittura molto meno. Ci sono delle ferite, quindi fatica, rabbia e ferite. Alcune scuole hanno chiuso. Da un dato che abbiamo raccolto ieri in Consiglio regionale, FISM, non sono tantissime, sembra 6 o 7 che in Emilia-Romagna hanno chiuso come scuole dell'infanzia. Molte di più hanno diminuito le sezioni, una diminuzione che in parte può essere per questioni demografiche, ma sappiamo anche dai dati di questi giorni che sono invece scelte delle famiglie. Anche oggi alcune famiglie hanno disiscritto, hanno ritirato il bimbo o loro bimbi dalle scuole dell'infanzia, forse per paura, per timore, per ansia. Tante scuole hanno problemi economici. Lo hanno nel no Il problema economico è sempre stato un problema nella gestione chiaramente delle nostre scuole. È chiaro che l'emergenza lo ha fatto emergere ancora con maggior intensità. Ma noi ci siamo. Ci siamo con amarezza. La crisi che abbiamo vissuto ha evidenziato, tocco solo due punti, una difficoltà di rapporto. Rapporto scuola-famiglia, che per le nostre scuole è fondamentale e si basa sulla fondamentale condivisione di un patto educativo, di un'esperienza educativa. Ci siamo accorti durante l'emergenza Covid e ci stiamo accorgendo ora, in previsione di un anno che si apre, che non dico in gran parte, non so dire, però in buona parte, molte volte, questo rapporto non è appunto un rapporto di condivisione su un patto educativo, ma bensì un rapporto utente-servizio. E l'utente è immediatamente attento a rivendicare il proprio tirarsi fuori dalla responsabilità della scuola, compreso il pagamento, in caso di mancato servizio. Ma anche nel rapporto scuola-dipendenti, questo non è un problema nuovo, chiaramente in questa situazione diventa ancora più problematico. In questi giorni, anche in questi giorni, stiamo toccando con mano l'esperienza di docenti delle nostre scuole che, chiamati dallo Stato, chiamati dal Comune, se ne vanno, lasciandoci a piedi il giorno prima, 2 giorni prima o 3 giorni prima. Apro una parentesi, la stragrande maggioranza dei nostri dipendenti è stata determinante nel momento della chiusura e lo è stata in questi momenti di riapertura. Quindi non voglio esagerare con questa indicazione di amarezza, però lo sottolineo perché il problema c'è. Quindi, come dico, ho iniziato con una botta di ottimismo, ci siamo con ferite, ci siamo con amarezza, ci siamo con questa fatica, con questa rabbia, però ci siamo, perché dentro di noi sentiamo, forse non ne siamo, abbiamo bisogno di metterla a fuoco, però c'è qualcosa di più. C'è una ragione, ci sono delle ragioni più grandi della fatica, della rabbia, delle ferite, dell'amarezza. E allora ecco l'incontro di oggi, che vuole essere una possibilità, un tentativo, un'opportunità per dirci ogni tanto fermiamoci perché abbiamo bisogno di dare aria, di dare spazio, di dare vitalità a queste ragioni. In tempi in cui siamo sommersi e direi addirittura travolti dal come organizzare la scuola, come difendersi dalle situazioni complicate, come risanare i bilanci, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno, come l'aria, di riscoprire e rilanciare il perché. Perché, nonostante tutto, vale la fatica e la soddisfazione di dare vita e futuro alle nostre scuole.
Questo è il punto fondamentale che mi piacerebbe oggi ognuno di noi potesse portare a casa come convinzione e come riscoperta. Io ho fatto l'elenco delle cose un po', diciamo, negative e abbiamo chiamato invece dei relatori perché ci diano un aiuto a trovare queste motivazioni. E lo chiediamo innanzitutto alla Chiesa. Lo chiediamo innanzitutto alla Chiesa di cui siamo parte, come battezzati e anche come opere al servizio di una testimonianza. Per noi è fondamentale riconoscerci come scuole paritarie cattoliche all'interno della missione educativa della Chiesa. E devo dire, apro una parentesi, la Chiesa particolare, la Chiesa di Bologna, è stata vicina alle scuole. Non solo sui principi, ecco, non solo sulle motivazioni, come poi magari il cardinale dopo ci dirà, ma anche nella fase più di difficoltà operativa, contingente. Lo è stata durante la crisi, lo è stata precedentemente e crediamo lo sarà. Però in questo momento, ecco, noi abbiamo bisogno di rimettere un po' al primo posto queste motivazioni che ci vengono dalle nostre radici cristiane, dalle nostre radici di essere inseriti nella missione educativa della Chiesa, come dicevo, e per questo è la domanda così, insomma, fondamentale che un po' poniamo al Cardinale. E lo chiediamo anche alle nostre federazioni. Qui abbiamo voluto invitare un po' due rappresentanti delle federazioni, ce ne sono anche altre, ecco, di federazioni naturalmente, ma la FIDA è da un lato e la FISM sono un po' quelle che coprono la stragrande maggioranza di tutti i nostri istituti, delle nostre scuole. Le federazioni sono state impegnate in modo, direi, da un lato fantastico e da un lato con grande lavoro nel momento delle difficoltà, affrontando tutti i problemi che dicevo prima. E per questo motivo anche ai presidenti delle federazioni che poi presenterò, ecco, chiediamo questo sforzo di uscire semplicemente dall'elenco dei problemi o dalle cose che non vanno per dirci anche dal loro punto di vista il perché vale la pena continuare e vale la pena darci un orizzonte anche di futuro per le nostre opere educative. Io finisco così la mia introduzione. E come già potete vedere, ho già in parte presentato, ci aiuteranno sicuramente con grande stimolo in questa riflessione il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, col quale appunto abbiamo, ripeto, come FIES di Bologna, ma in modo generale come scuole paritarie, un rapporto consolidato di grande disponibilità, di grande collaborazione, di grande attenzione. A lui daremo la parola come primo intervento. Successivamente daremo la parola a Virginia Kalavic, che è la presidente nazionale appunto della FIDAE, che è la Federazione degli Istituti di Attività Educative dalla primaria in su, come diciamo noi della FISM in generale. E poi abbiamo il dottor Luca Iemmi, che è il presidente regionale dell'Emilia-Romagna, e anche lui darà il suo contributo in un momento di grande lavoro, perché a livello regionale, Presidente FISM Emilia Romagna, si è veramente speso tantissimo sia nel momento della chiusura, ma già anche in questi momenti di riapertura. Bene, come sapete, voi che ascoltate, avete possibilità anche di porre delle domande attraverso la chat. Io potrò vedere queste domande e farò un po' una selezione. Ecco, quindi al termine di questi tre interventi ci sarà possibilità, darò la possibilità di che vengano offerte le domande ai vari relatori che voi ci indicherete. Grazie e ringraziando della disponibilità che ci conferma sempre, do la parola al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Chi la prende e soprattutto ringrazio ovviamente Rossano e tutti quanti i relatori, ringrazio chi ci ascolta e credetemi, ovviamente non è un ringraziamento formale perché penso che sono giorni complicati, avete vissuto anche dei mesi complicati, abbiamo tutti ovviamente vissuto dei mesi complicati, ognuno in maniera diversa si è dovuto ripensare,
ricollocare le agende cancellate, quindi come arrivare alle persone, come recuperare le relazioni, penso per tanti di voi, come inventarsi dei legami nuovi, diversi. Credo che, come peraltro stiamo facendo, il digitale è diventato così familiare per me per la prima volta, per alcuni forse era già uno strumento di lavoro, certamente per tutti è diventato uno strumento di educativo come non mai. E questo non credo che sia stato molto faticoso, per questo perché credo che non è soltanto un problema di strumento, proprio ci cambiava anche tutta la relazione con i ragazzi, con i bambini, con i ragazzi, con i colleghi, insomma, indubbiamente una riformulazione, una ricomprensione del nostro. Del nostro impegno educativo, della nostra professionalità, effettivamente importante. Allora, io poche cose. Anzitutto ribadisco che voi non siete, come dire, un appendice o siete molto importanti nella pastorale dell'attività della Chiesa, nella pastorale della Chiesa. Con i bambini, con i ragazzi, con i genitori, insomma, e credo che questa collaborazione a cui alludeva Rossano, io mi auguro che cresca ancora di più, non sia soltanto, potremmo dire, diciamo, per affrontare dei problemi contingenti che purtroppo ci sono e che tante volte vi preoccupano e ci preoccupano parecchio perché siamo anche in un momento di cambiamento, basta pensare al problema demografico, è chiaro che questo comporta delle scelte, comporta delle riconversioni, per esempio, no? Delle riduzioni oppure una capacità maggiore, penso io, di lavoro in comune. E credo che il lavoro delle federazioni, se è sempre stato importante, lo è ancora di più e deve aiutarci proprio a maturare anche una capacità di lavorare insieme, ecco, questo tutti gli aspetti lo stiamo vivendo. Credo che anche per voi questo spazio, diciamo, federativo non è soltanto un riferimento lontano, ma lo è, come già è stato e come lo sarà sempre di più, anche qualcosa di molto operativo, per trovare appunto quella riformulazione, quella ricollocazione, quei cambiamenti per rispondere ai cambiamenti e alle sfide che abbiamo di fronte. Ci siamo, oh, voi ci siete stati, io credo, ve lo dico con tanto ringraziamento, ci siete, a volte appunto con il fiato corto per le tante difficoltà e il problema oggi è quel ci siamo in un mondo che per intorno che è cambiato e in questo senso credo che c'è anche un cambiamento in positivo. Io vorrei che tutti i problemi, e credo che Rossano ci ha fatto anche qualche sconto, sicuramente di altri problemi e anche in fondo di gentilezza nel porli, perché credo che qualche nervosismo, più che comprensibile, perché quando non arrivano i contributi per mesi, insomma, questo significa difficoltà per alcuni. Davvero, diciamo, una situazione anche a volte angosciosa, enormemente potenziata dalle difficoltà economiche dovute all'isolamento, al lockdown. Quindi, veramente, credo che insomma ci ha fatto anche forse qualche sconto Rossano. Però quello che io vorrei è che, come sempre, dobbiamo, a mio parere, in tutte queste difficoltà, provare a trasformare queste difficoltà in opportunità, per esempio anche per una rivisitazione, diciamo, delle nostre fragilità, perché la pandemia ha rivelato, è stato come un grande faro di luce anche, che ha rivelato anche tante fragilità, che ci ha costretto anche quindi a vedere con più chiarezza dei problemi esistenti, non è che ce ne ha portati alcuni e anche ha rivelato
mostrato con spietata chiarezza le debolezze che magari rimandavamo, avevamo, che conoscevamo, pensavamo sempre di avere tempo per risolverle, e invece appunto è arrivato il tempo, perché le scadenze, la drammaticità della situazione ci pone di fronte a questo. Allora io credo che tutto questo dobbiamo provare a renderlo invece una grande opportunità. L'opportunità per sistemare i problemi, per provare nella ricostruzione, in una riformulazione, a guardare avanti, perché se è vero per tutti che c'è la necessità della ricostruzione, questo forse ci pone anche un po' il problema di guardare con uno sguardo non soltanto nell'immediato. Effettivamente è vero che non possiamo ritornare come prima, ma questo ci pone anche la necessità di capire ma come saremo, come vogliamo essere. E condivido tantissimo l'impostazione di Rossano per rispondere ancora di più ad un ruolo educativo che è sempre stato importante. Oggi paradossalmente lo capiamo ancora di più, perché oggi i problemi educativi che sono emersi con chiarezza, che credo anche, cioè, al di là dei problemi che giustamente mi fanno impazzire, che le misure, i banchi, le aule, la sanificazione, che ne so, tutte quante le cose giustamente mi fanno impazzire, le regole che cambiano, che non ci sono, che uno si deve inventare, via dicendo. Ecco, su questo peraltro credo che la federazione davvero ci aiuta, però poi il problema vero è come ricostruire dalle difficoltà dell'isolamento, come ricostruire quella rete educativa che è fondamentale tra i ragazzi, tra i bambini, tra i ragazzi, con le famiglie, all'interno delle famiglie. Credo che ci sarà un mondo che scopriremo anche di quello, tra virgolette, anche un po' che cosa è successo, che co cosa scopriremo anche di tante conseguenze. Che a volte, come spesso avviene, riaffioriranno anche con il tempo, ecco, e anche tra noi e loro. Per questo credo che sia davvero una grande opportunità. E a mio parere, l'educazione cristiana caspita, se non ha ancora di più qualcosa da dire, perché forse ne abbiamo capito ancora di più la necessità, l'importanza. Per certi versi, la pandemia, cioè, è stata per tutti quanti noi una grande immersione nella realtà, cioè stato immersi nel reale, in una situazione che coinvolgeva tutti, nella concretezza, ecco. Ma questo ci fa risaltare ancora di più quanto è importante, per esempio, la difesa della persona, la vicinanza a ciascuno, l'attenzione a quell'aspetto, diciamo così, spirituale, che poi vuol dire attenzione all'uomo, ovviamente, che quell'uomo che è quel bambino, da quell'uomo che è già oggi quel ragazzo o quell'adolescente, ma che è l'uomo che è e che sarà. Ecco, credo che in tante domande umane così forti come quelle che abbiamo vissuto, abbiamo capito quanto è importante starci, quanto è importante dire ci siamo. Quanto abbiamo anche l'utilità e il motivo di essere una risposta a tanti che ne hanno ancora di più bisogno, che vivono ancora di più l'incertezza, la fatica, in alcuni casi l'angoscia, in alcuni casi la depressione, perché l'isolamento ha comportato anche tante conseguenze in quel fragilissimo equilibrio che sono le persone, che sono all'interno delle famiglie, delle relazioni, e ha rivelato anche l'importanza delle relazioni. Su questo credo che noi abbiamo tantissimo da donare. Due ultime cose. Prima Rossano diceva: ma la rabbia, io non so se è proprio una cosa cristiana. Beh, no, in effetti avrei qualche dubbio se proprio la rabbia è una cosa cristiana. Di per sé, il primo arrabbiato purtroppo ha fatto secco il fratello, come è noto, che si chiamava uno Caino e l'altro Abele. Proprio la rabbia se la teneva dentro, poi è esplosa, eccetera. Io trasformerei quello sdegno, no? In zelo. Anche Gesù si arrabbia, certo. Al Tempio non è che ha detto: signori, scusate, per favore, ha preso, ha buttato giù tutti quanti,
i banchi di cambio valute per lo zelo. Ecco, io sento, lo so, lo conosco quanto zelo, quanto cioè, lo zelo è un termine un po' antico, in genere si applicava soprattutto agli zelanti che appunto, forse anche con qualche aspetto. Sembrava con qualche connotazione un po' antipatica, uno troppo zelante, poi alla fine sembra un po'. Ma lo zelo vuol dire che c'è la passione, ecco, questo sì. E su questo io credo che noi dobbiamo reagire con tanta passione, perché c'è un grande bisogno educativo, cioè è ancora più forte di aiutare i ragazzi a trovare le risposte, perché ce l'hanno tutte. Poi molte volte sono rimaste molto nel segreto. Ci vorrà del tempo anche come le scatole nere, no? A saperle leggere, a saperle sciogliere. Questo sarà un grande sforzo che voi farete, che sicuramente vi impegnerà moltissimo, ma che aiuterà anche ad avere un rapporto ancora più stretto e ancora più spirituale con i bambini, i ragazzi, i genitori, le persone tante persone che voi raggiungete e che fanno parte di quel grande popolo dell'educazione che voi animate. L'ultimo riferimento è, ci doveva essere tra i tanti appuntamenti cancellati, c'era anche il patto educativo di Papa Francesco, che se non mi ricordo male doveva essere a maggio, se non mi ricordo male. Io lo vorrei rilanciare, non so quanti, non saprei onestamente se è stato fissato di nuovo, non lo so io, non l'ho letto, non saprei se è stato già fissato, ma diciamo così, che quel patto, ecco, per certi versi, a maggior ragione dobbiamo già farlo nostro. E poi ci sarà l'occasione per comprendere ancora di più la larghezza, perché poi era un grande evento universale. Nell'educazione c'è sempre un'educazione all'universalità, c'è sempre un'educazione a essere uomini nel senso più profondo e più largo del termine, no? Io vorrei che quel patto educativo, che significa ricostruire il patto educativo globale, un'educazione più aperta e inclusiva, quel villaggio globale, no? Che serve per l'educazione, quel villaggio dell'educazione dove nella diversità si condivida l'impegno di generare una rete di relazioni umane aperte, l'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, il coraggio di mettere al centro la persona per dare un'anima ai processi educativi formali e informali, per quella sana antropologia e perché si possano comprendere in altri modi l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Insomma, un impegno così largo perché questo patto educativo sia lo sfondo, l'orizzonte della nostra ricostruzione, che qualche volta si tratta anche di cose molto concrete, molto umili, molto qualche volta anche un po' fastidiose, molto piccole, purtroppo faticose, ma abbiamo di fronte questo grande fatto educativo che la pandemia, quindi diciamo così, che il mondo che è entrato ci aiuta a capire la nostra proposta educativa, che è un'educazione per sconfiggere la pandemia, con un'educazione al villaggio e a quel villaggio globale che è la casa comune nella quale dobbiamo preparare i nostri ragazzi a vivere, che ci impegna voi e tutti noi per garantire il diritto al futuro, il diritto alla speranza. Ecco, per questo ci siamo, ci siete, e per quanto ci riguarda, lo dico per me, ma credo che veramente penso di esprimere un po' tutti quanti, tutta la Chiesa, vi ringraziamo per quello che fate e saremo davvero vicini a voi. E grazie. Grazie Eminenza, grazie dell'intervento, anche di questo giusto richiamo finale al patto educativo su cui avevamo già cominciato un pochino a fantasticare, a lavorare anche sul territorio. Poi tutto si è fermato e gel e mascherine permettendo, magari quando ci proveremo a riprenderlo anche non solo in termini di carattere così generale, motivazionale, ma anche vedere che cosa si può effettivamente anche rendere tangibile sul territorio come realizzazione.
Io posso farle subito una domanda prima di... o deve ancora qualche minuto, sì. Prima cosa, mi raccomando che sia facile. Però non so se sia facile, però so che interessa diversi. Lei, come sa benissimo, la maggioranza, lieve maggioranza, ma però la maggioranza delle nostre scuole dell'infanzia è gestita da parrocchie, e questo vale un pochino anche per la regione Emilia-Romagna, insomma, nel senso che nel nostro territorio è prevalente questa situazione. La domanda che mi viene da fare è questa: quando lei decide, deve decidere con i suoi collaboratori, insomma, no, di affidare una parrocchia a un sacerdote anziché un altro, e in quella parrocchia, guarda caso, c'è una scuola. Come fa a convincerlo che quella scuola è una risorsa e non è un problema? Cioè, adesso si è capito, credo, no? Quali sono, ecco, dal punto di vista del pastore, le motivazioni che io penso a volte. Perché, insomma, non nascondiamoci dietro un dito, ecco, sappiamo a volte bene, ecco, delle difficoltà anche di alcuni parroci, oggettive, comprensibili, insomma, perché come ho detto prima, le scuole si portano dietro tutti quei problemi che abbiamo elencato, quindi immagino che per un sacerdote sia un grosso problema. Nonostante questo, noi ci continuiamo a raccontare, anche con convinzione, ecco, che la scuola, anche per la parrocchia, non solo per la società e per la Chiesa, è una risorsa. Ha qualche motivazione segreta che così magari possiamo condividere? Dunque, anzitutto condivido il problema, perché non nascondo, poi voi anche lo sapete, che diciamo così, cresce nel clero la fatica, soprattutto per quanto riguarda i problemi amministrativi. Sempre di più, onestamente, ma poi voi lo sapete, i preti che dicono: io non ne posso più dell'amministrazione, non mi chiedere l'amministrazione. A volte anche perché, insomma, attenzione, se io comincio ad avere 3, 4, 5 parrocchie con l'amministrazione per ognuno, è chiaro che già soltanto questo diventa un impegno, notevole. Per di più, l'amministrazione significa anche che se si rompe la grondaia di una parrocchia, che cosa, come, dove, come metto le mani? Insomma, indubbiamente è un problema molto serio che riguarda anzitutto anche noi. In questo caso non è facile trovare una risposta, ma che ci deve impegnare anche noi a garantire, ad alleggerire il più possibile i preti dai problemi amministrativi. Un pochino, a mio parere, voi avete un grande ruolo in questo, perché già lo fate, ovviamente, anche di questo davvero vi ringrazio, eh. Direi, più riusciamo anche a farlo, per esempio, legando delle zone. Per cui, come le parrocchie necessariamente ormai cominciano e andranno sempre di più a lavorare insieme, a volte ad avere sempre un solo parroco per diverse, ma credo che questo è anche qualcosa che è anche un'indicazione per voi, e la federazione è una prassi ormai consolidata che forse si può dotare anche di strumenti di collaborazione fra le diverse scuole, che crescano, che siano ancora più operativi, che permettano anche una maggiore agilità e sollevare appunto i preti dall'amministrazione. Credo che sia uno sforzo fondamentale. Per il resto, credo che davvero non è difficile assolutamente convincere dell'importanza. Qualcuno fa più fatica, ma in genere tutti quanti noi, i nostri preti comprendono l'importanza del rapporto con i bambini, i ragazzi e le famiglie, e quanto la scuola è un luogo, può diventare un luogo privilegiato, è un luogo privilegiato per quell'alleanza che non è soltanto ovviamente fra famiglia e scuola, ma anche quel terzo pezzo, diciamo così, fondamentale nel nostro villaggio, che è la comunità cristiana, la chiesa, le parrocchie o le realtà che sono. Quindi, aiutiamoci più possibile, e anche su questo Rossano sa che credo che insomma, veramente da parte nostra c'è proprio l'impegno anche a mettere assieme, a far lavorare assieme anche soggetti diversi, e Rossano sa che non è così scontato, ecco, che i campanili sono sempre campanili, è il mio, eccetera, insomma ci sono anche
diciamo, i sottocampanili delle scuole, che non è che, ecco, che non è così facilissimo mettere assieme. È importante che resti il campanile, perché è il riferimento affettivo di quella comunità con quel luogo. E io assolutamente credo che è una follia pensare che siamo una filiale che si mettono assieme, spostiamo il campanile da un'altra parte, facciamo la deviazione di chiamata, non chiama più nessuno, perché io chiamo quell'antenna lì, che è quella di mio padre, mio nonno, della mia comunità, eccetera, però di metterla in rete, ecco, questo sì. Per cui più solleviamo dal problema amministrativo, che so quanto non è facile, e credo che anche l'impegno pastorale, diciamo così, della presenza pastorale dei preti e della comunità, perché ovviamente sempre di più devono crescere anche i responsabili, diciamo, i riferimenti laicali, diciamo, delle comunità, e credo che crescerà ulteriormente, ecco, saranno dei luoghi davvero importanti di collaborazione, di alleanza fra scuola, famiglia e comunità cristiana. Grazie, adesso si sente. Grazie della risposta, grazie dell'intervento. Procederei quindi a dare la parola alla Presidente nazionale Virginia Caladic, Presidente nazionale FIDE, che così ci può offrire anche un osservatorio appunto molto più vasto, ecco, di quello che può essere la nostra provincia o la nostra regione, ma ha seguito e segue e continua a seguire con grande passione le sorti e l'impegno di tante scuole paritarie cattoliche di tutta Italia. Grazie intanto di aver accettato l'invito e a disposizione il suo tempo per motivarci e caricarci le pile. Prego. Beh, innanzitutto grazie per questa opportunità. Innanzitutto saluto Sua Eminenza, il Cardinale Zuppi, e colgo questa occasione per ringraziarlo a nome di tutte le scuole cattoliche bolognesi per l'attenzione e gli interventi a supporto delle scuole cattoliche. Ecco, non possiamo sottacere il suo impegno sia a livello ordinario con contributi alle famiglie per le rette, in modo particolare per il sostegno, e anche in modo straordinario in questo periodo della pandemia con prestiti alle scuole proprio per poter affrontare quest'oggi un po' particolare. Pertanto grazie Eminenza per la sua attenzione, ma soprattutto per la concretezza di questo sostegno che in questo periodo abbiamo sentito anche da parte della CEI in modo intenso, significativo, e sentire che la Chiesa sostiene questo impegno ci incoraggia ad andare avanti. Poi saluto gli amici carissimi della FISM, Luca Iemmi e Rossano Rossi e tutti i partecipanti. Che cosa dire? La scuola cattolica c'è, eh sì. La FIDE nel maggio scorso ha lanciato la campagna hashtag Vogliamo fare scuola e aveva proprio questo intento di dire la scuola cattolica c'è. La scuola cattolica vuole fare scuola e metterà in campo tutto ciò che permetterà il rientro in sicurezza dei nostri ragazzi. E questo abbiamo detto anche a chiare lettere nelle varie consultazioni ministeriali. Abbiamo detto che in autonomia, in responsabilità e assicurando sicurezza, noi vogliamo fare scuola. E le nostre realtà, ecco, come FIDE rappresento le scuole cattoliche dalla primaria alla secondaria di secondo grado e le nostre scuole si stanno impegnando a questo. E come già è stato evidenziato finora, è in una fatica quotidiana per comprendere come rendere i nostri ambienti più sicuri possibili, ma soprattutto come far fronte ad eventuali emergenze. Speriamo comunque che non ce ne siano. Però noi aspettiamo i nostri alunni. Allora non so, ecco, se questo può essere già una prima risposta. La scuola cattolica c'è. Più che mai in questo periodo io penso che sia stata messa a dura prova, la scuola cattolica in Italia. E
E alcuni documenti della Chiesa ci invitano, uno in modo particolare, e per me è importante sottolineare questo, che noi non dobbiamo interrogarci su come le scuole cattoliche devono svolgere il loro servizio, perché spesso impieghiamo il nostro tempo a pensare al come. Ma dobbiamo, e ho visto con piacere che anche nella locandina di presentazione di questo incontro è stato riportato questo pensiero della Chiesa, ma perché devono esistere? Per quali ragioni le comunità devono essere aiutate in modo chiaro e convincente a comprendere e condividere il valore? Io ringrazio l'amico, ecco, il presidente della FISM di Bologna, Rossano Rossi, che ha sottolineato di dire in che modo la scuola cattolica può essere sostenuta. È molto importante, perché innanzitutto noi dobbiamo guardare ad intra e dobbiamo far comprendere, riscoprire, o in alcuni casi scoprire, perché come diceva Rossano, magari alcune realtà sono più giovani, non conoscono una tradizione, una storia. Come far riscoprire la dimensione ecclesiale del servizio che svolge la scuola cattolica? Perché spesso nelle nostre comunità succede questo. E che cosa intendiamo per scuola cattolica? Innanzitutto intendiamo raccogliere tutte quelle realtà che in vario modo esprimono la cura educativa della comunità ecclesiale. Ed è importante, è carità educativa. Le nostre comunità ecclesiali non possono non tener conto di questo. E, però, ecco, non possiamo solo fare, cioè fare un po' una colpa alle comunità. Dobbiamo capire anche noi, nelle nostre realtà di scuole cattoliche, come aiutiamo a crescere nel sentirci scuola di comunità e della comunità ecclesiale e civile, cioè come sappiamo interloquire con i territori, con le nostre chiese locali. Ecco, perché molte volte ci mettiamo in un atteggiamento di attesa, di attenzione, non parlano delle scuole cattoliche, e a volte possiamo anche avere un po' di vittimismo. No, noi dobbiamo educare i nostri alunni, i nostri genitori, i nostri docenti, il personale, la scuola, la nostra comunità a essere vere scuole di comunità e sentirsi parte viva della comunità civile ed ecclesiale. Non è cosa da poco, però è molto importante, perché se dovessimo sintetizzare anche in uno dei tanti punti importanti, obiettivi della scuola cattolica, sicuramente è essere questo, essere una scuola di senso, avere un obiettivo chiaro. Pertanto, se noi stiamo affermando che la scuola cattolica è vero e proprio soggetto ecclesiale, in ragione della sua azione scolastica, la scuola cattolica, per essere tale, e in questo noi vogliamo esserci e vogliamo fare scuola, trovare percorsi dove la fede, la cultura e la vita sappiano integrarsi in itinerari educativi e culturali. Pertanto, è fondamentale, cioè l'amico Rossi mi ha stimolato a questa riflessione con la domanda che ha rivolto al cardinale. Pertanto, la nostra dimensione ecclesiale, la dimensione ecclesiale della scuola cattolica non è una nota aggiuntiva, ma è qualità propria e specifica. C'è un carattere distintivo che deve penetrare, plasmare ogni momento della sua azione educativa. Dobbiamo sentirci parte fondante della sua stessa identità, no? E non è cosa da poco, perché questo diventa formazione, diventa informazione e la promozione di tale dimensione. E chiaramente non può essere solo scritta nei nostri documenti, perché sicuramente nei nostri documenti sono riportate, perché queste poi sono le parole che sto stralciando dal documento La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio. Sicuramente nei nostri documenti di scuola sono riportati, ma non serve, non basta. E ogni componente della comunità educativa deve sentirsi parte viva e integrante di questa mission, cioè a noi è affidata la cura, la carità educativa della Chiesa. È un elemento tutto da riscoprire da ambo le parti, sia da parte nostra che da quanti, ecco, ci osservano. Però la prima responsabilità sicuramente è nostra. Poi
Poi l'altro aspetto che può promuovere il raggiungimento di questi valori è educare insieme. Nella scuola cattolica dobbiamo promuovere quei processi di interazione vera e profonda tra scuola, famiglia, tra docenti, docenti e famiglia, ragazzi e ragazze, scuola e territorio. Continuamente, continuamente mettersi in dialogo su questi valori progettuali e condivisi. Non possiamo essere delle isole. Non, e non dobbiamo esserlo. Se penso ai fondatori delle nostre scuole, hanno aperto varchi importanti nella storia e esperienze che hanno superato secoli. E allora oggi non possiamo permetterci, ritornando al titolo di questo incontro, la scuola cattolica c'è, sì, c'è, e ha la responsabilità di andare avanti, lo deve alla storia delle nostre scuole. Pertanto, per partire da elementi significativi, perché lo stesso Romano ci invitava ad essere molto concreti, io penso che un primo impegno è quello di un impegno di formazione e di autoformazione permanente dei valori culturali e di vita che devono essere presenti nelle nostre comunità educanti. Perché sono i concetti fondamentali. Non possiamo tirare avanti, non può essere una scuola senza identità. Dobbiamo avere identità chiara e precisa, perché dobbiamo trasmettere dei valori importanti. E oggi, se volessimo sintetizzare alla luce anche di tutta la situazione emergenziale, sicuramente deve essere una scuola audace, no? L'audacia che si coniuga con l'innovazione. Che è qualità, che è lungimiranza, che non è dire siamo a posto, non abbiamo nulla da scoprire, ma si mette alla ricerca. La scuola è un continuo mettersi alla ricerca di cose che possono renderla significativa. Poi la fiducia non deve mai mancare, no? Che è Dio che guida la storia. Abbiamo detto che nelle nostre mani ci sono patrimoni, ci sono storie importanti che hanno caratterizzato le nostre scuole. Non possiamo prenderci noi la responsabilità di mollare. Ecco, la dobbiamo sentire questa responsabilità grande. E questo deve sostenere il nostro impegno quotidiano, costante e anche qui ricordo la lungimiranza. Dio guida la sua storia, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo abbandonarci. E poi l'altro aspetto che forse in questo periodo è denso di significato, avere coraggio, non avere paura. Nell'affrontare le sfide, quest'anno siamo stati chiamati a sfide grandi e l'oggi della storia in questo periodo emergenziale chiede di impegnarci a guardare con fiducia al futuro. Non possiamo innanzitutto immaginare un'Italia senza libertà di scelta educativa. Il mollare, il fermarci, lasciar cadere questa presenza vuol dire privare l'Italia della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e questo sarebbe molto grave. Sappiamo che l'Italia è il fanalino di coda, pertanto se è un fanalino di coda vuol dire che dobbiamo tenere a denti stretti questa presenza. È il tempo della testimonianza visibile, chiara, ecco, dove sicuramente siamo stati messi alla prova, siamo alla prova, però non possiamo mollare. Qui penso che sia fondamentale saperci mettere in rete, pertanto ringrazio la FISM di Bologna, la FISM dell'Emilia Romagna, che sta promuovendo sempre lavori sinergici. So che, permettetemi anche questo saluto, so che si sta seguendo anche l'avvocato Marco Masi e con lui, con la FISM, lo CDO per educativi, la FISM anche nel territorio emiliano-romagnolo abbiamo lavorato insieme, abbiamo cercato di aprire delle strade e in rete si può fare di più. Non dobbiamo pensare di fare in solitaria dei percorsi. Pertanto ringrazio di questa opportunità perché è un'ulteriore testimonianza che da soli non si va da nessuna parte. Io concludo perché voglio portare solo un messaggio che il Consiglio Nazionale della FIDE, che si è riunito nei giorni scorsi a Palermo ha lanciato, non lo leggo tutto, ma cito solo alcuni stralci. E la FIDE vuole continuare a fare scuola, pertanto la campagna hashtag vogliamo fare scuola continua, continua con impegno. Abbiamo pubblicato un volume molto importante, ve lo lascio vedere, ma sul sito della FIDE
è reperibile e è la prassi di riferimento. Abbiamo lavorato, abbiamo intensamente e qui abbiamo portato a casa una prassi di riferimento che è valida non solo per le scuole cattoliche, non solo per le scuole paritarie, per la scuola tutta e non solo per l'Italia, ma anche per altre a livello internazionale. Che cosa vuol dire? Il nostro impegno per la scuola non deve farci chiudere, ma deve mettere a servizio le potenzialità e le opportunità che il Signore ci mette tra le mani. Qui abbiamo corredato di tante approfondimenti, linee guida che da oggi in poi diventeranno percorsi formativi per le scuole e devo dire con orgoglio, sono contenta di questo, che nelle opportunità formative che stiamo offrendo non limitiamo la partecipazione e tanti sono anche i docenti di scuola statale che partecipano. Questo è il vero metterci a servizio delle nuove generazioni. Poi abbiamo costituito una commissione, anche questa molto importante, per i percorsi di educazione civica. Sia questo volume che contiene tutta questa ricchezza e sia i percorsi di educazione civica li abbiamo pensati dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado e anche ai centri di formazione professionale. E questi percorsi non vogliamo aggiungere quanto il Ministero già ha dato per quanto riguarda gli itinerari di educazione civica, ma vogliamo capire quali sono quegli elementi, quegli aspetti irrinunciabili che la scuola cattolica deve porre nell'insegnamento verticalizzato dell'educazione civica. Qui si cresce in qualità e in significatività, dare un volto valoriale alla nostra proposta che sia di qualità educativa, perché altrimenti che senso ha portare avanti le nostre scuole se non le caratterizziamo con lo specifico. E adesso veramente concludo ancora con un messaggio che è partito da Palermo. Abbiamo fatto memoria della presenza di istituti che a livello secolare sono presenti nei territori e tante sono le scuole cattoliche che hanno secoli di storia, però noi riusciremo a guardare avanti solo se siamo capaci di non rinunciare alle ragioni del passato, a fare memoria della tradizione educativa che ci ha preceduto e solo così possiamo guardare senza paura, nonostante le incertezze del momento, al futuro, facendo la scuola una vera e propria palestra per le nuove generazioni. La sfida è grande, la sfida è il futuro delle nostre nuove generazioni. E ancora, e concludo, perché altrimenti supero il tempo a me concesso, io voglio dire che un altro appello che è partito da Palermo e che vogliamo rilanciare costantemente, e vogliamo che quanto è stato sancito dal 2000 in Italia, cioè che il sistema pubblico di istruzione composta da scuola statale e scuola paritaria diventi realtà. Chiediamo che quanti abitano la scuola paritaria, alunni, genitori, docenti, operatori, abbiano piena cittadinanza nel sistema scolastico italiano. Ormai è tempo. E solo così possiamo garantire la vera libertà di scelta di cui parlavamo prima. E noi questo lo gridiamo a viva voce, so anche con gli amici della FISM di essere concorde, perché, e concludo, le nostre scuole sono radicate nel passato, vogliono guardare al futuro, ma lo vogliono guardare con dignità di scuola. Grazie a tutti e approfitto per fare in bocca al lupo per questo anno scolastico che ci dà sicuramente un po' di preoccupazione, ma deve trovarci forti e coraggiosi. Grazie. Grazie Presidente Karadžić, grazie. E il suo intervento mi ha fatto capire meglio, ma non ci conoscevamo prima, il perché anche nei nostri territori abbiamo visto negli ultimi anni sicuramente un rilancio molto forte e incisivo dell'attività della FIDA. Insomma, questo è estremamente importante ed è estremamente importante un lavoro insieme che è già iniziato, che è già avviato a tutti i livelli, perché le rappresentanze delle scuole hanno un ruolo molto importante, insomma, a tutti i livelli politico-territoriale, per cui questa sintonia credo che sia
condizione, precondizione per punti importanti e sviluppi importanti. E prima di dare la parola al prossimo relatore, ridico a tutti i partecipanti a questo webinar che è possibile fare domande. Al momento non ce ne sono ancora, tranquillamente, insomma, potete farle, raccoglieremo, insomma, quelle un pochino più significative, vediamo un pochino anche i tempi, però tranquillamente, potete cominciare anche a esprimere o considerazioni, insomma, vediamo quello che desiderate. Bene, do la parola adesso al dottor Luca Iemmi, che come detto prima è presidente FISM Emilia-Romagna, è innanzitutto un amico, prima di essere presidente FISM Emilia-Romagna, ci tenevo molto alla sua presenza e che ci tenevo al fatto che le scuole, i gestori, le coordinatrici, che in parte già lo conoscono, insomma, però lo vedessero anche se a distanza, quindi magari avremo... Stiamo già lavorando per prossimi appuntamenti grandi in presenza, si sta, quindi torneremo a fare qualcosa anche in presenza molto importante. Però insomma ci tenevo in questa occasione perché tutte le nostre scuole, almeno gran parte delle nostre scuole, ha dato atto alla nostra federazione di aver lavorato tanto nei mesi di chiusura, in particolare su tutti i temi della cassa integrazione, i rapporti con i sindacati, le informazioni, le circolari, i decreti, le bozze, gli emendamenti, eccetera. Ecco, mi fa piacere sottolineare che dietro a tutto quel lavoro che è stato fatto, gran parte del lavoro, gran parte dell'impegno è stato dato da Luca. Per cui già di per sé, diciamo, parte del suo intervento è la sua presenza, perché, ripeto, sono stati mesi molto difficili, molto complicati, e lo saranno anche i prossimi mesi, e l'impegno di Luca come presidente FISM Emilia-Romagna è stato veramente un impegno pancia a terra, non si è risparmiato. Bene, dopo questa bella premessa, bella introduzione, caro Luca, ti lascio la parola e dopo vediamo se ci sono delle domande. Quindi anche a te, diciamo, il compito di darci qualche stimolo per iniziare un anno scolastico complicato, ma che noi vogliamo iniziare con grande impegno e grande passione. Beh, grazie Rossano, sei sempre troppo buono con me e troppo ricco di aggettivi nei miei confronti che non merito. Beh, intanto buongiorno a tutti, sono contentissimo di poter partecipare a questo interessante e importante incontro organizzato dalla FISD di Bologna in prossimità dell'apertura di questo nuovo anno scolastico educativo. E ringrazio vivamente tutti gli organizzatori per avermi invitato, in particolare Rossano, che è un amico ed è un validissimo presidente di Bologna, ma anche vicepresidente regionale. Lui tende sempre a nascondere questa cosa, ma direi che io senza di lui, quindi lo ringrazio e tenetevi ancora Rossano finché potete, dico, come cerco di fare io. Per me è importante partecipare a questo incontro, anche se Rossano mi ha fatto parlare dopo due relatori, il cardinale Zuppi e la presidente Kaladic, che praticamente mi mettono in difficoltà. Io non sono al loro livello di sicuro e quindi dirò probabilmente delle cose scontate. Il mio compito che mi aveva dato Rossano era quello di cercare di tenere alta la motivazione che abbiamo come scuole, FISM, di poter continuare. E io direi che è fondamentale oggi trovarci per due motivi. Uno, perché ci troviamo tutti insieme, anche se probabilmente non ci vediamo, però sappiamo, io vedo che adesso ci sono 112 partecipanti collegati, quindi so che dall'altra parte ci sono persone e soprattutto perché ci sono persone che condividono i nostri valori e che però dal 23 febbraio non fanno più scuola in presenza e quindi sono stati sicuramente feriti da quella passione
che avevano nell'educare, perché si sono inventati tante cose, però la scuola in presenza, diciamo che è un'altra cosa, soprattutto per l'infanzia. Vorrei partire e fare un percorso con voi per arrivare a dare una risposta a Rossano, ma perché dobbiamo continuare nel nostro lavoro. E vorrei partire dal 12 ottobre del 19, in quel famoso incontro di Bellaria, dove avevamo presenti oltre 700 persone tra gestori, insegnanti ed educatori, quasi tutti della FIS dell'Emilia Romagna. Un incontro che è andato al di là delle aspettative. E in questo incontro, se vi ricordate, avevamo aperto con il messaggio del Cardinale Zuppi, il quale aveva ribadito la vicinanza della Chiesa, come anche oggi ha confermato, al nostro servizio, in quanto la Chiesa stessa, diceva, riconosce il ruolo fondamentale dell'educazione come servizio alla persona. E la FISM è una tra le agenzie educative più importanti per la Chiesa. Inoltre ha ribadito sempre Monsignor Zuppi, scusate, il Cardinale, che l'educazione a volte è utilizzata dalla politica quale tema di uso e consumo strumentalmente per fini elettorali, mentre l'educazione è un tema importante da sottrarre dall'uso e consumo, e questo è il nostro compito. L'abbiamo visto anche durante la pandemia, la politica ha usato molte volte il tema dell'educazione, ma quando è stato ora di raggiungere quegli obiettivi che diceva di volere raggiungere, poi alla fine è scaturito in nulla. E questo ruolo importante che è stato confermato dal Cardinale Zuppi in quell'incontro, c'era stato ribadito in quel anche in quell'incontro anche dai politici presenti, e soprattutto vorrei citare dal presidente della regione Bonaccini, il quale, devo essere sincero, durante questo periodo ha cercato sempre di ascoltarci e di darci delle sovvenzioni, perché è chiaro che noi quando telefoniamo a Bonaccini o in regione telefoniamo soprattutto per avere dei contributi, e compatibilmente con quello che lui è riuscito a fare ci ha ascoltati. Non siamo contenti naturalmente di quello che abbiamo, ma non saremo mai contenti fino a quando non ci sarà una parità vera e propria, come era stato previsto con la legge 62 nel 2000. Comunque, per ritornare al discorso di Bellaria, eravamo usciti da quell'incontro soddisfatti, e oppure, come si può dire oggi, carichi. Eravamo carichi di aver avuto riscontro sia dalla Chiesa, rappresentata dal Cardinale Zuppi, che anche dai politici e soprattutto da Bonaccini, che il lavoro che stavamo facendo e che stiamo facendo per il bene dei nostri bambini è in linea con quanto la Chiesa ritiene importante, cioè l'educazione, e l'educazione secondo i principi e l'ispirazione cristiana. Un altro fattore che ci ha poi fatto rendere carichi ancora di più, diciamo, è stato il dicembre del 19, quando avevamo avuto il riconoscimento come Federazione dell'Emilia Romagna di poter portare in Consiglio Nazionale della FISM tre nuovi presidenti provinciali, tra cui anche Rossano Rossi, che quindi oggi fa parte del Consiglio Nazionale della FISM, e una persona in segreteria nazionale che è il sottoscritto. Quindi è stato un riconoscimento del prezioso lavoro che stavamo facendo e che stiamo facendo nella nostra regione, ma lavoro che non che fanno solamente i quadri, perché il lavoro proviene da quello che fate voi gestori, che fate voi insegnanti, educatori, e questo è stato un riconoscimento e una possibilità per noi
di andare in una federazione nazionale dove, in un consiglio nazionale, dove possiamo anche essere determinanti per certe scelte politiche che la federazione a livello nazionale ha, deve prendere. E quindi eravamo anche di questo molto soddisfatti. Poi c'è stato il fermo dell'attività educativa dal 23 di febbraio, e secondo me, anziché interrompere questo entusiasmo, io posso dire che ho visto aumentare l'entusiasmo e l'impegno da parte di tutti, da parte degli insegnanti e degli educatori, che per poter mantenere i contatti con i bambini costretti a casa hanno inventato un nuovo tipo di pedagogia, se così possiamo dire, forse un termine un po' azzardato, ma comunque degli strumenti, utilizzando gli strumenti sociali quali i social, per poter raggiungere i bambini, non abbandonarli. Dopo un primo periodo, un primo momento, voi insegnanti vi siete prodigati per inventarvi su WhatsApp o su altre piattaforme di non abbandonare i bambini, di poterli raggiungerli. I dirigenti hanno moltiplicato l'attività e lo sforzo per cercare di tenere insieme questo sistema paritario, che con il fermo dell'attività è stato messo veramente in serio pericolo. Quante ore abbiamo e hanno speso per affrontare nuovi temi e nuove problematiche che all'interno delle scuole paritarie non erano mai stati affrontati. Prima di tutto penso, e abbiamo pensato in Consiglio regionale FISM, con sempre lo spirito unanime, quindi tutte le decisioni le abbiamo sempre prese all'unanimità, abbiamo pensato prima di tutto al personale dipendente delle nostre scuole, il quale non poteva essere dimenticato e lasciato nelle pastoie burocratiche della cassa integrazione, senza tempi certi per la continuità della retribuzione. Le nostre scuole non sapevano che cosa volesse dire cassa integrazione o cassa in deroga o FIS, tutti termini che fino a febbraio erano sconosciuti. Tante sono state le riunioni con le organizzazioni sindacali per un confronto franco e sincero, per trovare il modo più opportuno per proteggere i nostri dipendenti, il bene più prezioso dopo i bambini per le nostre scuole. Abbiamo trovato soluzioni inizialmente che garantissero al massimo i dipendenti e quindi che potessero dare la continuità della retribuzione. Debbo dire che questo nostro intendimento iniziale poi alla lunga ha dovuto fare un passo indietro, perché nessuno pensava che la pandemia sarebbe durata così tanto tempo. Poi abbiamo pensato, dopo aver pensato ai dipendenti, abbiamo pensato ai genitori, con l'abbattimento delle rette, sopportando anche una campagna mediatica, voi ve lo ricordate, contro le nostre scuole, perché non avevamo abbassato da subito le rette, come invece avevano fatto i comuni, i quali, e qua parlo in generale, non voglio citare nessuno, sono stati i primi ad abbassare le rette ed i primi ad aver incassato dal governo le sovvenzioni per coprire questi mancati introiti. Ricordo in giugno che 3 miliardi e mezzo il governo ha pagato immediatamente ai comuni, mentre invece ricordo a noi che dopo degli sforzi immani fatti da tutte le associazioni, e qui anche ringrazio anche la FIDE con Virginia, ma anche Marco Masi con la FOE e tutte le altre organizzazioni cattoliche, abbiamo fatto di tutto per convincere i politici a fare leggi che dessero un contributo per coprire le mancate entrate di quel periodo. E debbo constatare che ad oggi, 4 settembre, ancora i ministeri delle finanze e il MIUR non hanno ancora trovato un accordo per fare un piano di riparto per poter erogare queste somme.
Sembra che ieri qualcosa si sia smosso. Questo però comporterà, visti i tempi, che fino a dicembre non riusciremo ad avere nelle nostre casse i mancati introiti dalle rette dei mesi di marzo a giugno. Quindi abbiamo dovuto sopportare anche questa cosa. E una volta che abbiamo capito che dovevamo spingere le nostre scuole ad abbattere le rette nei confronti dei genitori, abbiamo anche cercato, come dirigenti, di trovare una soluzione finanziaria facendo degli accordi con qualche istituto bancario affinché chi voleva poteva firmare dei fidi per poter pagare gli stipendi, anche in attesa che la cassa integrazione fosse pagata dall'INPS. Ne abbiamo poi avuto riscontri, moltissimi ancora nel mese di giugno, luglio non erano arrivate le casse integrazioni. Quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro assieme a voi anche, poi abbiamo lavorato con la regione, tante riunioni per poter riaprire i centri estivi. Devo dire che il rapporto tra scuole paritarie e regione è un rapporto molto stretto. Siamo sempre stati invitati ai tavoli e anche il cambio di assessorato regionale, prima coperto dall'Elisabetta Gualmini e oggi dalla Slain, è sempre stato rivolto alle scuole paritarie come alle scuole comunali o ad altri enti. Quindi abbiamo anche lavorato con la regione, prima per poter dare delle linee guida o delle indicazioni per le linee guida per i centri estivi. L'Emilia Romagna, soprattutto, e qui parlo della regione, è stata fondamentale a livello nazionale per poter convincere a riaprire. Riaprire prima i centri estivi con tante difficoltà ed ora a riaprire con le scuole, perché questo non era scontato. Fino al mese di giugno non avevamo contezza, sicurezza di poter riaprire. Insomma, tutto questo lavoro fatto da tutti, dai gestori, dalle federazioni provinciali, regionali, nazionali, è un lavoro che è stato fatto con l'obiettivo di continuare queste opere educative e di continuare con quell'entusiasmo che avevamo anche prima del 23 di febbraio. Entusiasmo che nel dopo convegno di Bellaria, dove il cardinale Zuppi ci aveva detto che la Chiesa è con noi, che il servizio che facciamo è un servizio importante, che siamo parte di quel villaggio educativo evocato da Papa Francesco, il quale non può essere sprovvisto della nostra linea di ispirazione cristiana. Quindi il tema dell'incontro di oggi, perché ancora ha senso poter continuare le scuole parrocchiali e o di comunità cristiana? Secondo me la risposta è perché sono le prime agenzie educative che incontrano i bambini e il lavoro prezioso che è fatto in quell'età per i nostri bambini lo possiamo poi ritrovare negli anni successivi, ma questo anche a livello di ispirazione cristiana. Probabilmente per tanti di quei bambini le nostre scuole sono gli unici luoghi dove poter avere il senso dell'ispirazione cristiana, e quindi non dobbiamo mollare, noi non dobbiamo pensare di chiuderle. Ci ricorda il cardinale Zuppi sempre con la propria nota pastorale che, ecco, il seminatore uscì a seminare, frase ripresa dal Vangelo di Marco, e questa frase è più che appropriata per noi, è competente per le nostre scuole dell'infanzia. Noi sappiamo che il seminatore, che siete voi educatori o insegnanti, il seminatore in quegli anni, se semina, è sicuro di raccogliere.
sono gli anni più importanti della vita del bambino e quindi noi oggi non dobbiamo dimenticarci di questo impegno e di noi dobbiamo seminare. Il raccolto lo vedremo, noi oggi seminiamo. Non importa anche, e qui volevo così collegarmi alla domanda che ha fatto Rossano al Cardinale, non importa se qualche parroco non è d'accordo e dice che la gestione è impegnativa, non, è lo stesso, dobbiamo aiutare questo parroco, noi dobbiamo aiutare i parroci a trovare nuove forme gestionali. È vero, non è possibile che un parroco abbia 5 parrocchie con 5 scuole di infanzia, lo capiamo questo. Quello che dobbiamo evitare è che il parroco decida dall'oggi al domani la chiusura di quella scuola senza interpellare la FISM, senza interpellare tutte quelle agenzie educative che sono state al suo fianco fino ad oggi. Quello dobbiamo aiutarlo, non lo vogliamo giudicare, dobbiamo aiutarlo creando nuove soluzioni gestionali che è da tempo che noi stiamo dicendo e portando avanti. E quindi dobbiamo essere innovativi anche dal punto di vista gestionale. Ecco perché per poter permettere che le nostre scuole non chiudano. Se vogliamo dare un senso alla continuità delle scuole, anche la riorganizzazione gestionale delle scuole è un tema che va affrontato, ma va affrontato velocemente. Non possiamo aspettare che l'evento succeda per poi corrergli dietro. Ogni volta che chiude una scuola in una comunità, questa è una sconfitta, secondo me, per la Chiesa e per quella comunità. È una perdita immensa per quella comunità. Perché impegnarci? Perché impegnarci per il presente e il futuro? È un'altra domanda che era presente nel volantino di queste opere educative. Perché, ce l'ha detto il Cardinale a Bellaria, perché se in un villaggio non c'è l'educazione, senza educazione sarà difficile la convivenza. E noi possiamo aggiungere senza l'educazione di ispirazione cristiana. Quindi, e concludo, sono sicuro che voi gestori, voi insegnanti, voi educatori, oggi farete di tutto e spero di potervi avere caricato, si può dire così, un po' di più per poter dimenticare i grossi problemi che abbiamo per la riapertura, i grossi problemi che probabilmente avrete, avremo, nel caso in cui succeda un'infezione in qualche scuola, ma questo non ci deve fare abbandonare la nostra mission, la nostra passione, che è quella di poter continuare le opere che hanno iniziato i nostri predecessori e che noi vogliamo portare avanti per il bene di tutti i nostri bambini presenti e futuri. Vi ringrazio e saluto tutti voi che siete presenti. Grazie Luca di questo intervento che da un lato ha fatto anche un po' di sintesi rispetto al lavoro fatto, però presentato appunto non solo come lavoro fatto, come cose fatte, ma facendo trasparire appunto dietro quelle motivazioni fondamentali che sono alla base di qualsiasi lavoro e quindi anche di questa attività dell'emergenza e futura. Gli interventi hanno, diciamo così, stupito, meravigliato tutti i partecipanti. Vedo che non ci sono domande, quindi sono rimasti completamente soddisfatti, probabilmente vado per questa interpretazione, almeno così mi sembra. Adesso io non sono bravissimo a giocare un po' con queste cose, però vedo che insomma qui domande non ce ne sono. Se c'è qualcuno che vuole approfittare, ancora qualche minuto ce l'abbiamo, i tempi, siamo stati nei tempi assolutamente, quindi qualche minuto c'è.
Io da parte mia non faccio naturalmente nessun tipo di sintesi particolare, credo che gli interventi siano stati efficaci. Come detto all'inizio, tutta questa parte sarà messa a disposizione sul nostro sito, insomma, sia per chi ha partecipato e vuole riapprofondire, sia eventualmente per chi non ha partecipato. Da parte mia, diciamo, come conclusione, anche qui, a meno che qualche relatore voglia eventualmente aggiungere qualcosa, naturalmente può intervenire in qualsiasi momento. Io, da parte mia, concludo anch'io, ecco, cercando di rispondere, insomma, alla domanda che ho fatto e riprendendo sicuramente un po' tutte le cose che sono state dette, il valore di queste opere educative, assolutamente. Io vedo questa sfida nei prossimi anni, non so se siamo a un momento di svolta, comunque io ho avvertito, forse anche per la fatica di questo periodo, l'impressione, ecco, di essere effettivamente a un momento di svolta. E il momento di svolta deve coinvolgere sicuramente le persone che operano all'interno di queste scuole, ma ancor di più, le comunità che fanno riferimento a queste scuole. Noi dobbiamo assolutamente evitare il rischio che stiamo correndo in diverse situazioni di identificare la scuola paritaria cattolica, soprattutto se parrocchiale, con la scuola di quella persona perché c'è una coordinatrice particolarmente attenta, o anche fosse solo del sacerdote come singola persona. Queste scuole sono nate all'inizio, avevano le radici nella comunità. È la comunità cristiana che le ha volute, lanciando il cuore oltre l'ostacolo e facendo delle cose al di là di ogni indicazione, regola, a volte anche, ma con grande entusiasmo. Noi dobbiamo assolutamente recuperare questo rapporto. Cosa vuol dire concretamente? Perché poi il rischio di essere un po' generico. Io immagino che proprio per le trasformazioni che sta avendo anche la Chiesa stessa nelle sue organizzazioni come parrocchie, i parroci che hanno più parrocchie, le unioni, le unità pastorali e quant'altro, proprio per quel principio che diceva prima il cardinale, salvaguardiamo il campanile, e per me è fondamentale perché anche la scuola, anche le scuole in qualche modo rappresentano, devono avere questo senso di appartenenza, le famiglie, chi ci lavora e così via, però è necessario che la comunità cristiana di quel territorio, al di là del parroco, al di là dei problemi, nonostante tutto, nei prossimi 2, 3, 4 anni riesca ad esprimere delle responsabilità. Questo è fondamentale. Le comunità cristiane a cui fanno riferimento le nostre scuole, tutte le scuole, devono impegnarsi in questi 2 o 3 anni con educazione, con formazione, con tutta l'assistenza che potremo dare anche noi come federazioni, però a esprimere delle responsabilità, responsabilità educative, ma anche responsabilità gestionali. Poi, come diceva Luca, dovremo con fantasia trovare dei nuovi sistemi, dei nuovi organismi, dei nuovi strumenti per mettere insieme queste scuole. Ho già detto che è un pensiero di cui sono molto convinto, che non esiste la risposta, non esiste un modello gestionale che risolva tutto. Le nostre situazioni, grazie a Dio e grazie ai fondatori, sono diverse, dobbiamo rispettare questa diversità, però là dove c'è soprattutto una vicinanza territoriale, o di tipo pastorale o di tipo civile, qualsiasi voglia, occorre creare quelle reti per ottimizzare le economie e per così valorizzare le sinergie educative e pedagogiche e organizzative, ma alla base di questo è fondamentale, ripeto, che noi riusciamo nei prossimi anni a coltivare, a formare laici che si sentono in grado e si mettono in gioco con questo tipo di responsabilità e possano vedere in questo impegno una missione di testimonianza cristiana. Come ci sono tante altre scelte importanti, anche il settore educativo, anche quella piccola scuola paritaria
parrocchiale che ha 70, 80, 90 anni, per dargli futuro, ha bisogno di qualcuno che se ne assuma la responsabilità, gli possa dare un futuro attraverso una testimonianza e un'assunzione diretta. È stato un po' confuso, forse non so se è chiaro, però questo è anche come federazione un impegno. Certo, noi continueremo naturalmente a lavorare sul come, sulle informazioni, sulle circolari, su tutte le cose tecniche di consulenza e di assistenza, però dovremmo dare spazio sempre di più anche a questo tipo di formazione, a questo tipo di obiettivo, ecco, riuscire a dar vita a laici, ripeto, che possano assumersi, che siano in grado, che vogliano assumersi queste responsabilità, per cui il sacerdote, il pastore, finalmente potrà svolgere il suo ruolo con oneri, anzi con onori senza oneri. Quindi incontrare le famiglie, incontrare i bambini, intraprendere un'azione anche pastorale nei loro confronti senza dover star sveglio di notte per il problema della cassa integrazione, dei contributi che non arrivano o delle contese sindacali che ci possono essere. Ecco, ci vuole un di più di responsabilità da parte di noi laici e in particolare dei laici battezzati di queste comunità cristiane. Vediamo se ho stimolato qualche domanda. La posso leggere, penso, grazie per gli interventi. Sento anch'io la necessità di coinvolgere la comunità parrocchiale al dono della scuola sul proprio territorio, non solo sul fatto dell'emergenza, spesso finanziaria, ma sulla scommessa educativa. Ecco, questo credo che sia la sottolineatura un po' di quello che abbiamo detto. Ecco, quindi, nonostante siamo immersi naturalmente in tutte le emergenze possibili, però ricordarci che noi lavoriamo soprattutto per quello e su questo possiamo raccogliere e seminare, ecco, ancora di più, seminare una formazione che possa dare frutto per dare vita ancora e futuro a queste scuole. Chiedo ai nostri, ringraziandoli già fin d'ora, però chiedo ai relatori, Presidente Virginia, Luca Iembi e naturalmente il Cardinale, se vogliono aggiungere qualcosa. E soltanto ringraziare, aspetta, però devo anche mettere la cosa. Eccoci. Facciamoci vedere tutti insieme, così diamo un saluto finale insieme. Ecco, no, io soltanto ringraziare anche delle cose, degli altri interventi, davvero la sfida dello specifico, la qualità educativa, no, credo che sono davvero tutti quanti stimoli davvero importanti, come anche creare nuove soluzioni gestionali. E poi penso che abbiamo una sfida di, io non so come, che cosa significherà e come sarà la ricostruzione, diciamo così, del dopo l'isolamento, non sarà automatica. Insisto, al di là del problema della distanza dei banchi, se sono mono, B, eccetera, no? Ecco, tutta quella cosa dei compagni di banco, come facciamo senza, ma poi tanto alla fine poi si aggiusterà. Però sicuramente una grandissima opportunità anche per ricostruire una relazione che credo l'assenza ci ha fatto scoprire ancora di più. Io so di alcune scuole che hanno fatto delle cose straordinarie, sono inventati gruppi, cioè abbiamo fatto davvero più in 2 mesi che su questo, con tanta fantasia, avete fatto con tanta fantasia, con tanta creatività di collegamento, eccetera. Credo che sia un patrimonio da non perdere e ovviamente da rendere poi fisico. Ultimissima cosa, che noi spesso parliamo dei genitori, io chiederei anche un grosso impegno sui nonni. Perché non è soltanto il problema, giustamente i genitori sono la chiave, la famiglia, abbiamo detto, ma l'impegno sui nonni non è secondario, sia perché molte volte sono quelli che ci stanno poi con i ragazzi, e poi perché purtroppo, come abbiamo visto, sono stati anche la maggior parte delle vittime della pandemia. E aiutare i nostri ragazzi ad avere una relazione, eccetera, e poi anche dall'altra parte anche coinvolgere i nonni, credo che non è secondario. Comunque, grazie della riflessione,
davvero buon lavoro, e sulla collaborazione direi che è già questa che abbiamo vissuto un frutto, ma credo che dobbiamo seminare, giusto? Io sono favorevolissimo, largamente, l'educatore è un grande seminatore, deve seminare su quel bambino sapendo che quello è già un uomo e sarà quell'uomo lì. Grazie comunque. Grazie, grazie, grazie. Anch'io ringrazio Sua Eminenza, perché ecco, non avevo dubbi che la sua sintesi ha raccolto un po' l'essenziale di tutti gli interventi. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro, perché noi non dobbiamo portare avanti delle opere, ma dobbiamo dare possibilità a coloro che abitano le scuole, alunni, genitori, docenti, di poter continuare a vivere uno specifico, una mission educativa che altrimenti verrebbe meno in Italia. Pertanto non possiamo mollare, e rinnovo i ringraziamenti, Eminenza, per quanto lei sostiene la scuola cattolica, e abbiamo bisogno di questo supporto, di questo sostegno per guardare avanti, perché è una presenza che non può, ecco, non esserci. Dobbiamo sentire questa responsabilità, e ognuno nel suo ruolo, nella sua competenza, deve fare in modo che queste realtà possano andare avanti. Speriamo che dopo 20 anni di legge possiamo arrivare anche a una sua piena attuazione. Ce la dobbiamo mettere tutta. Grazie ancora per questa opportunità, ringrazio Sua Eminenza e gli amici della FISM con cui lavoriamo molto bene. Grazie ancora. E a tutti i partecipanti, naturalmente. Bene. Sì, ringrazio anch'io tutti, ringrazio il Cardinale Zuppi perché è sempre dalla nostra parte, e anche il fatto di poter rimanere in video fino alle 19:11 direi che è la dimostrazione più importante di chi ci crede in noi. Quindi la ringrazio, perché sicuramente avrà mille cose da fare. E ringrazio Virginia, ringrazio naturalmente tutte le persone che vedo ancora tante. Non faccio sintesi, l'avete già fatta voi. Saluto e faccio gli auguri di un buon lavoro a chi aprirà la settimana prossima e a chi ha già aperto. Speriamo di fare un buon anno, e siamo nelle mani del Signore, perché purtroppo non possiamo dire altro. Grazie. Bene. Grazie a tutti, mi unisco, buon anno scolastico e soprattutto buon anno educativo a tutti quanti. Grazie. Ciao a tutti.